Benvenuti a questo nuovo video. Oggi si parla di Sega Master System. Sega Master System, questo mi venne regalato per la comunione, non me lo dimenticherò mai. Un po' di cassettine carine e andiamo a vedere. Eccoci qua. Allora, questo è il primo mitico Sega Master System, leggerissimo praticamente. Allora, Sega Master System, pulsante di reset, pausa, anche qui c'è la pausa, questo un led luminoso verde per vedere che è acceso, due porte controller, 112, tasto d'accensione, questo è l'inserimento delle card, certi giochi andavano su card. E qua possiamo vedere uno slot, mi sembra che forse qui era qualcosa tipo per espandere la memoria, ma non sono sicuro. È una cosa che non ho mai approfondito. Ok? Però la V out, devo uscire, credo. Sì, un attacco video normalissimo. Attacco per il cavo di rete e attacco per l'uscita antenna. Molto semplice. Questi era il controller, molto semplice e molto, devo dire, maneggevole, molto comodo. Due tasti e un dischetto direzionale, secondo me sono stati i più bei joypad esistiti. Erano simili a quelli del Nintendo, non so qual è che è uscito prima comunque. Niente, allora, alimentatore originale, Sega, sì, uno vale l'altro, comunque sia, il cavo per collegarlo alla televisione. E poi c'era, purtroppo questa è rovinata. È anche rotta, qua manca un cavo. Praticamente questa era la scatolina magica che tu potevi lasciare la console sempre perennemente collegata alla tele. Poi dici, ma si collegavano tramite il cavo dell'antenna, se vedevo il videogioco non potevo tenere attaccata l'antenna, vero? In effetti si collegava, mi sembra, ipotesi, qua l'antenna di casa, si collegava qui, qua collegavi il videogioco o viceversa, adesso non mi ricordo, praticamente uno da una parte e dall'altra parte l'antenna, e qua c'era un cavo che usciva e andava alla televisione di casa, e tu spostavi questa leva, da una parte vedeva i dati che arrivavano dall'antenna, perciò ricevevi tutti i canali TV, no? Poi mettevi sul tuo canale preimpostato per vedere il videogioco, spostavi questa e vedevi il videogioco, così non dovevi star lì a attaccare, rimaneva sempre attaccata la console e potevi giocare tranquillamente. Allora, adesso vado al collegamento e poi vediamo come. Allora, ok, eccomi qua, collegato il Sega. Adesso vi faccio vedere una cosa subito in partenza, un trucchetto che molti non sanno del Sega. Il trucchetto è questo, praticamente c'è un gioco nascosto all'interno del Sega. Allora, se io accendo il Sega normalmente, senza far nulla, mi compare la scritta Sega Master System 1988, ok, e parte il classico gioco Hang On, famosissimo, della moto, che era ore e ore e ore di giocata sempre uguale. Tu tenevi schiacciato il tasto 2, con l'1 frenavi, no, forse il freno non c'era neanche. Tu praticamente devi schiacciare il tasto 2 per accelerazione, devi schiacciato, tacco, vai avanti, fai tutte le tue corse, vabbè, il gioco è questo qui, non è che cambiava molto, era sempre uguale, cioè, abbiamo fatto delle partite e delle ore, ma non cambiava mai. E niente, vabbè, comunque questo qui è il famosissimo Hang On, che c'era anche nei bar col cabinato, col manubrio della moto. Però vi voglio far vedere una cosa. Se voi all'accensione del vostro Sega tenete schiacciati il pulsante 1 e 2 e il control pad verso l'alto, succede questo. 1 e 2 e control pad verso l'alto. Sega. Ebbene sì, c'è un gioco nascosto. Il gioco nascosto è di una piccolissima lumachina all'interno del labirinto, deve arrivare qui. Un gioco, adesso io non mi ricordo, ma c'erano un sacco di livelli, tipo 12 livelli di questo, e praticamente ci diventava scemo perché non c'è neanche la possibilità di mettere la pausa. Questo gioco o ci riuscivi oppure niente, cioè ma ci siamo impazziti, eh? Ai tempi non è che c'era lo smartphone che potevi fare la foto al labirinto, dici, e beh dai, ti trovi con calma la soluzione. No, ai tempi non si poteva fare, non c'era la possibilità di avere lo smartphone, perché sennò facevi una foto e ti studiavi tutto il percorso. Invece
chissà se me lo ricordo ancora. Mamma mia, dai ragazzi, sarà quasi 20 anni che non ci gioco. Saranno 20 anni anche di più che non ci giocavo, ragazzi. Vabbè, non si smette mai, è come andare in bicicletta. Allora, cosa vi voglio far vedere poi di questo? Giochi su cassetta, sempre giochi su cassetta. Vedi, c'è un mitico Galaxy Force che era ipnotico, ti tirava veramente scemo. Il gioco più venduto in assoluto, hanno detto che sia, per Sega Master System ovviamente. Alex Kidd in Miracle World, grandissimo gioco, veramente grandissimo gioco, non sono mai riuscito a finirlo. Ghost House, la casa dei fantasmi, veramente bello anche questo, ma secondo me uno dei migliori di casa Sega rimane sempre Wonder Boy in Monsterland. Wonder Boy in Monsterland è quello che mi ha appassionato sempre di più. Vediamo se ve lo ricordate. Cassettone e si parte. Cassettone. Master System Sega Software Error. Ah, che figa. Allora, un attimo. Cos'è? Magari sarà... mitico trucchetto? Si soffiava dentro le cartucce. Vedete? Sì, magari è una vita che non ci gioco più. Sarà 20 anni che non lo collegavo più questo. Ho detto, faccio un video, collego il Master System, ta-da, visto? Basta soffiare sulla cartuccia. Premi Star e inizio a giocare Wonder Boy in Monsterland. E qui... prendevi il soldino, andavi dentro, toc toc, educatissimo perché bussavi e ti dava la spada. E qua poi sono cose che uno non si dimentica mai. Pugnalavi e andava, insomma, il gioco era molto... andavi qua che c'era qualcosa, siamo un'enoteca, siamo un bicchiere di vino, non so, sì, è il bar. E il bar, allora ti puoi prendere qualcosa e dici, no vabbè, io esco perché non prendo niente, sono piccolo e non bevo. Ok. E niente. Praticamente anche da piccolo capivi che senza soldi non vai da nessuna parte. E questo è il gioco. Ok. Un'altra cosa che vi voglio far vedere, adesso a parte Wonder Boy in Monsterland, lo metto via. Un'altra cosa che vi voglio far vedere, una curiosità che molti non sanno, però c'era la possibilità di avere queste cose qui, era il gioco su scheda. Qua c'è un gioco Grid Soccer, si infilava qua dentro, un attimo perché i contatti sono un po' sporchi, si infilava qui dentro. Okay. Oggi abbiamo le cose su SD card, qui c'era, eravamo già un po' avanti, dai. Grid Soccer, un bel giochino tra l'altro, non era un brutto gioco. Anche questo c'era nei bar. Non so se ve lo ricordate. Pico! E via. E io sono quell'omino con la freccetta rossa sulla testa, come la spada di Damocle, e che si è fatto già fregare la palla. E... tra l'altro, già degli omini con corpi minuscoli, teste enormi, ma palloni ancora di più, cioè, se andiamo a vedere. Comunque, anche questo era un altro bel gioco, diciamo. Ok. Allora, che dire? Anche questo era un bel gioco. Sì, Grid Soccer, mi ricordo, era nei bar. Era nei bar sicuramente questo. Che dire, allora... questo era il Sega Master System, vi ho fatto vedere anche questo e niente, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, mettete un eventuale commento, una richiesta, magari volete vedere un determinato videogioco perché ho altre console ancora da far vedere e niente, se il video vi è piaciuto, ve l'ho già detto, mettete un mi piace, lasciate un commento, se volete iscrivetevi al mio canale per essere sempre aggiornati sui nuovi video, sulle nuove uscite. Ci saranno ancora, come vi ho già detto, altri video sui videogame, ma poi inizieremo anche con le ricette e tante altre cose. Sempre il canale Marco Savica,
sempre a 360 gradi, su qualsiasi argomento ci arriviamo, poco per volta, facciamo tutto. Ciao a tutti e alla prossima!